Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Pegaso annuncia 40 giorni di offerte. Finalmente tutta la qualità dei mobili artigianali veneti con sconti oltre il 30%. Pegaso, a Bosco Marengo sulla strada statale 9 e Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Non dimenticare Susanna Nora, sostenendo l'Associazione per la Prevenzione e Cura dei Tumori in Piemonte e promuovere la pallacanestro femminile torinese. Sarà tutto questo il Memorial Ciao Su, evento sportivo e sociale in programma domenica al Palaruffini. Un'intera giornata dedicata al basket rosa e al ricordo dell'ex cestista scomparsa prematuramente nel 2009 ad appena 43 anni per un tumore. Per il sesto anno consecutivo, l'evento, sostenuto dalle istituzioni locali e federali, si svolge nel Tempio della Pallacanestro, ristrutturato a suo tempo grazie al lavoro di Susanna, che era architetto in comune. Il programma della giornata al Palaruffini è molto fitto e prevede l'intrattenimento di alcuni DJ. Dalle 9.30 alle 12.30 si terrà un clinic dal titolo «Giocatrici capaci di individuare e risolvere i problemi», con allenamento integrato di ragazze, classe 2002 e 2003. Dalle 14.30 alle 16 l'All-Star Game di Serie B Piemonte, dalle 16 alle 17.30 il match di mini basket Piemonte Ciao Su. Infine, alle 18 la partita di Serie A1 femminile Fixi Piramis Pallacanestro Torino contro Tekkage Brony. L'entrata è libera e gratuita. Le offerte verranno devolute all'Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte. A fare gli onori di casa l'assessore comunale allo sport e tempo libero Roberto Finardi. Aspettiamo tutti il 18 settembre al Palazzo dello Sport di Torino per una manifestazione che raccoglie più temi e sono tutti temi importanti e cari alle nostre linee programmatiche. Uno sport per i giovani, per le donne e in più anche il ricordo di una cara collega di molti dei miei collaboratori. Una giornata di sport con molti giovani che in più ha come obiettivo anche una raccolta di fondi per la ricerca, che è sempre una cosa importante. Quando lo sport può mettersi a disposizione di eventi di questo genere, credo sia un bel segnale. Ecco. Abbiamo continuato lo stesso progetto, inserendo sempre nel nostro interesse le ragazzine, le bambine, perché sono il futuro della pallacanestro, quindi abbiamo fatto un clinic la mattina per le azzurrine, che sono ragazzine delle 2002-2003. Il pomeriggio ci sono le nostre giocatrici della Serie B, il mini basket, perché è giusto fare un momento di gioco e di festa per tutti, e poi la Serie A1 femminile, che è il fiore all'occhiello di Torino, che giocherà contro Brony. Pegaso, a Bosco Marengo sulla strada statale 9 e Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Il meteo, in collaborazione con... Immaginate di essere in una piscina con spiaggia ed essere massaggiati e rinfrescati da un'effusione di bollicine d'aria. Immaginate una piscina naturale con acqua cristallina che impreziosisce il vostro giardino in tutte le stagioni. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo. Piscine simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche, senza cemento armato, senza concessioni edilizie e con le detrazioni del 50%. Punto Fuoco le realizza tramite un processo costruttivo brevettato in 20 giorni. Vuoi saperne di più? 0131 89 44 03. La Proloco di Fubine invita tutti sabato 17 settembre al grande evento Bollicine nel Monferrato,
Un giorno di festa tutti insieme nei paesaggi del vino in Monferrato, ricchi di storie e tradizioni, ora anche proclamati patrimonio dell'umanità. Sabato 17 dalle ore 19 nella piazza Garibaldi per tutti friciula, affettati misti, tagliere di formaggi, pasta e le eccellenze dei vini del Monferrato. Allieterà la serata il concerto dei Beggars Farm con contributi ai più importanti gruppi musicali dai Beatles ai Rolling Stone, dai Deep Purple ai Jethro Tull. Ci vediamo sabato a Fubine per bollicine nel Monferrato. Parte degli incassi verranno devoluti alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto.